Mio canale. Allora, sapete che io adoro cercare articoli beauty e commentarli con voi. Oggi ho trovato un articolo dove l'editor di Vogue hanno eletto, secondo loro, i 10 migliori prodotti beauty del 2023. Praticamente i top beauty Vogue 2023. E li vediamo questi 10 prodotti. Vi dico se sono d'accordo o no, cosa vi proporrei di alternativa che secondo me è meglio, quelli invece che secondo me sono validi, eccetera, eccetera. È un video che adoro fare, spero di cuore interessi anche a voi. Se così, mi raccomando, pollici in su e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi che è Bachel. Sapete quanto ami Bachel? Bachel, ragazzi, è un'azienda di cosmesi coreana che lavora come piace a me. No nastri, no profumi, formule super attive, ben formulate. E se vi ricordate, cos'è stato ormai un paio d'anni fa, la prima volta, scoprì l'Hydra Barrier Chica Essence Toner proprio per degli acquisti su Amazon e da lì ebbi la fortuna e l'onore di lavorare qualche volta con l'azienda negli anni. Vi ricordate che per un po' era introvabile e mi scriveste anche voi in direct: Giulia, ma dov'è? È tornato, è stato riformulato, è stato potenziato e ragazzi, io ve lo giuro, è addirittura meglio di prima e ce ne vuole perché già prima era eccezionale. Dunque, questo prodotto che tra l'altro è dermatologicamente testato, ovviamente made in Corea, è estremamente rimpolpante, calmante e idratante, come è adesso. Hanno modificato la base in centella asiatica Leaf Water all'81% per averlo più attivo e meno potenzialmente, diciamo, strong, quindi avere più azione con meno sensibilizzazioni potenziali. In più, ragazzi, compone l'81% del prodotto. Sapete quanto io adori la cica? Perché la cica, ragazzi, non soltanto è lenitiva e disarrossante, ma stimola anche la produzione endogena di collagene. E si sa, dai 25 la produzione di collagene inizia a diminuire, abbiamo bisogno di aiutarci il più possibile. Poi cosa abbiamo? Subito dopo, glicerina che dà questo effetto idratante, umettante, glossy, niacinamide, quindi pori, grana della pelle, eccetera, eccetera. Poi abbiamo 10 forme diverse di acido ialuronico tra forme idrolizzate, in cross-polymer, come si dice, che hanno proprio questa azione ovviamente super rimpolpante perché trattiene l'acqua con questo effetto plump dall'interno. Pantenolo, che è un lenitivo e a noi piace sempre un'azione lenitiva. Poi abbiamo un blend di amminoacidi, che sapete possiamo definire dei precursori dei peptidi. Abbiamo arginina, glicina, lisina, li abbiamo tutti. Abbiamo l'acido glutammico con questa azione estremamente idratante, rimpolpante. Mamma mia, questa formula è pazzesca. Abbiamo la prolina, valina, tutti gli amminoacidi principali ci sono. Abbiamo anche, come si dice, una forma lipidica di un olio a bassa densità che è l'olio di mandorle, e poi abbiamo i beta-glucani sono lenitivi, il beta-glucano è un ingrediente che a me piace molto. Poi abbiamo acetile hexapeptide 8 uguale rughe, boom, rughe, e niente, abbiamo le adenosine, che tra l'altro ho trovato degli articoli molto interessanti sulle adenosine che vengono definite gli ingredienti anti-age di nuova generazione. Bello, mi piace fare ricerche di questo tipo. Poi abbiamo un derivato della liquirizia, abbiamo l'allantoina che è un lenitivo, è una roba a livello formulistico è perfetto e non avendo acidi, robe strane, profumi, parabeni, siliconi, niente, è perfetto in qualsiasi skincare routine. Io lo uso come essence. Allora, rispetto alla formula precedente è leggermente più liquido, ma comunque quella densità e quel glossiness tipico di una essence più che di un tonico. E veramente, cioè, mi piace vedere aziende che riescono a formulare a questi livelli. È quello che piace a me, lo sapete. Io ormai ve lo dico sinceramente. A me il prodotto burro di karité, olio di mandorle, sodio ialuronato. Cioè, oggi la cosmesi può fare molto, molto di più. E quando vedo formule così, io mi gaso tantissimo. Ve lo stra consiglio davvero. È un bellissimo prodotto ed è una bellissima azienda. Tra l'altro, se apro l'obietto lì vedrete tutta la mia collezione Bachel, la crema viso fantastica, il siero viso fantastico. Comunque, vi lascio ovviamente il link qua sotto. Io ringrazio tantissimo Bachel e complimenti perché
avete fatto un ottimo lavoro. E adesso andiamo a vedere i top 10 lanci beauty 2023 di Vogue e i miei consigli. Allora, questo è l'articolo: i 10 migliori prodotti beauty 2023 provati dalle editors da portarsi anche nel 2024. Quindi il concept è questo, ok? Allora, il primo prodotto scelto è il Clarity Blemish Sticker di Pixie. Questa persona dice che ha avuto un'acne tardiva a 35 anni, che è diventata grande consumatrice dei Blemish Sticker, e questi qua secondo lei sono i migliori mai provati. Ora, io di questi vi ho già parlato. Tanto la mia confezione credo sia ormai quasi finita. Ah no, la seconda. Ah no, perché li ho ricomprati, mi sembra strano. E poi ho la prima aperta, ma ormai sì. Ok, sapete che li avete già visti, ve ne ho parlato mesi e mesi fa. Allora, questi secondo me sono degli ottimi sticker per i brufoli. E io non amo quelli solo idrocolloidali, ho bisogno di principio attivo al di là dell'occlusione, per me performano di più. E qui abbiamo acido salicilico e cica, quindi questa azione è bilanciata tra l'acido salicilico, che è per eccellenza l'acido per quanto riguarda brufoli, impurità, sebo, e la cica, che invece è un attivo a tutti gli effetti lenitivo. Sono buoni? Sì. Condivido? Sì. Sono i miei preferiti? No. Perché per me i patch migliori in assoluto sul mercato sono quelli di Zisteca, e lo sapete. Zisteca è un'azienda specializzata in patch che secondo me fa i migliori in assoluto sul mercato. Io adoro i Go Getter, questi qua hanno acido ascorbico, acido salicilico, niacinamide, tea tree oil, è una formula più complessa, ok? E trovo che abbiano un effetto incredibile. E scusate, e tra l'altro sono belli perché questi hanno varie dimensioni in base alla grandezza del brufolo. Ma Zisteca fa anche quei patch meravigliosi che sono, perché questi sono per i brufoli quelli che già vedi, ok? Ma fanno anche i patch specifici per i brufoli sotto pelle che fanno male. Fanno i patch con i microaghi, lo sapete, li adoro, per le macchie, per le macchie da brufolo. Insomma, per me Zisteca è il marchio regina di quanto riguarda i patch brufoli, ma sono molto buoni anche questi. Poi il riconoscimento facciale è morto nel mio telefono. Vabbè, comunque. Poi, dunque, questa persona dice che lei è super fan della vitamina C, anche io, e che insieme alla niacinamide è il suo attivo preferito. Ok, lei dice che ha provato e che deve assolutamente consigliare questo prodotto, che ha una texture imbattibile, leggera e idratante, e un effetto quasi immediato già dopo pochissime applicazioni. Di che prodotto parla? Del Sandy Riley CEO 15% Vitamina C Brightening Serum. Ora, io questi prodotti li ho presi grazie a questo kit, che è fantastico. Se volete provare il marchio, l'ho preso da Sephora, vi faccio vedere i formati, guardate che carino. E tra l'altro, della linea vitamina C, io personalmente il mio prodotto preferito che ho provato negli anni è il CEO Glow, che è un olio alla vitamina C ma è molto più delicato, ma adesso ci arriviamo. A livello formulistico amo molto di questa linea la crema alle ceramidi, l'Ice, ottima, e mi piace molto, e si vede, la Pink Drink, che è una essence spray a livello formulativo fantastico, perché abbiamo peptidi, quindi un'azione sulle rughe, miele fermentato, abbiamo un sacco di estratti che lavorano su un'azione microesfoliante e replumping, ottimo prodotto. E tra l'altro qua c'è la mini, se la voleste provare. Ma non mi piace per niente, per me personalmente, questo siero, perché è altamente sensibilizzante per pelli sensibili. Io ho avuto una reazione allergica incredibile a questo prodotto. Un mio carissimo amico lo ha comprato e ha avuto lo stesso identico problema. È un prodotto per me che non va bene per tutti. E in generale io non consiglio la vitamina C sopra il 10%. La vitamina C da studi è dimostrato essere già attiva al 5%. Il 10% è un'ottima percentuale, oltre diventa inutilmente potenzialmente sensibilizzante. Non fate l'errore di pensare che più alta la quota di principio attivo, più alta la performance. La pelle ha dei limiti nella solubilità dei principi attivi, e in generale ipersensibilizzare non è un approccio corretto. Quando leggete 30% vitamina C, spesso poi tra l'altro è anche molto marketing. Ma a parte questo, il 15% è una percentuale piuttosto conosciuta. Utilizzano il... Utilizzano... Che forma di vitamina C utilizzano? Devo cercare gli inci, aspettate un secondo. Questo si chiama CEO... Anche l'altro si chiama CEO... Sì, Serum, ok. Utilizzano
il tetraexildesilascorbate, che è una forma piuttosto stabile di vitamina C, insieme allo squalane, vitamina E, oli essenziali, non sposo la causa degli oli essenziali, e poi in più è profumato. Sapete che io cerco di evitare il più possibile la cosmesi profumata e non sposo l'utilizzo degli oli essenziali in skincare. Mia filosofia personale, sono uno tra gli ingredienti più potenzialmente sensibilizzanti che esistono in natura. Ma comunque, Sandy Riley è un ottimo brand di skincare, al di là che un prodotto mi piaccia oppure no, però io preferisco, ma senza neanche giocare la partita, il Double C di Lab Care. Uno perché, allora, utilizza due forme di vitamina C eccezionali, tra cui il LA3O e tilascorbic acid. A proposito, vi devo assolutamente dire una cosa su questa vitamina C, perché sapete che io amo fare ricerche, lo sapete, mi conoscete. Dunque, sentite qui. Allora, la forma di vitamina C che hanno scelto, ok, considerate che ad esempio in Corea e in Giappone già dal 3% è considerata farmaco, per dire quanto è attiva. Qui invece, ad esempio, no, in Europa la normativa è differente, non c'è in realtà indicato un limite di utilizzo, perché rimane comunque nella sfera del cosmetico. Il 5% però, considerate che il CIR ritiene il prodotto sicuro come quota di principio attivo fino al 10%, ma il 5% è considerata la quota attiva e sicura, ma in altri stati del mondo è un farmaco, cioè per dire quanto è efficace, ok, come prodotto, e io adoro. Tra l'altro esistono anche dei database come le VG che studiano e classificano la pericolosità e la tossicità dei principi attivi, e l'ascorbi e tetraisopalmitate in una scala da 1 a 10 è stato classificato con 1, quindi è un principio attivo super sicuro, ma veramente, veramente efficace. Io amo la Double C di Lab Care, secondo me è un prodotto eccezionale, e tra l'altro, parlando di formule, è stata arricchita, l'ascorbi e tetraisopalmitate è al 5%, quindi ben il 2% sopra quello che è ritenuto farmaco in Corea e Giappone. E il 3O e tilascorbic acid è una forma veramente super super stabile di vitamina C, perché il problema dell'acido ascorbico puro è che ossida immediatamente. Quindi spesso voi acquistate un prodotto, lo pagate tanto, ma state pagando il resto degli ingredienti, perché ossida molto molto velocemente. Ecco perché la ricerca si è spostata verso forme derivate più stabili. Influenza mi ucciderà. Poi abbiamo l'acetilhexapeptide 8, lo sapete, adoro peptide brevettato per le rughe, tra l'altro studi hanno dimostrato una super efficacia per rughe del leone e rughe della fronte, acido ferulico che è un potentissimo antiossidante, liquirizia per i rossori, il prezzo è, non so, tre volte meno, e io personalmente lo trovo un prodotto superiore. Questo è una vitamina C che ha veramente un'ottima performance e una formula molto ben studiata. Proprio per quello che dicevo, io sono molto noiosa per quanto riguarda le formule, mi piacciono proprio i prodotti più tecnologicamente attivi possibili e meno sensibilizzanti possibili. Ora, poi, che cosa abbiamo? Il prodotto successivo è, allora, è il... No, non è questo. Le foto non combaciano. Fermi tutti. Ah no, ok, questo. Poi c'è il Rare Beauty Liquid Touch Brightening Concealer, appunto di Rare Beauty. Lei dice che grazie a Violette, sapete, la makeup artist eccezionale, che fenomeno. Comunque lei usa il correttore al posto del fondotinta, ne applica poco nei punti giusti. E dice che questo prodotto è cremoso ma non segna, è illuminante, però asciuga in fretta e quindi va steso subito. Ora, sapete cosa penso di questo correttore di Rare Beauty, perché ve ne ho parlato nella recensione dedicata a Rare Beauty. Non lo trovo un prodotto pessimo, non lo trovo un correttore eccezionale. Io amo Rare Beauty, secondo me fa alcuni dei prodotti più iconici del momento, come i blush liquidi, ad esempio. Ok, e questo è un prodotto che da un lato asciuga, ma dal lato non copre abbastanza su di me. Quindi ho quell'effetto del prodotto un pelo asciutto con un pelo troppo poco pigmento. Non è un flop, non è un brutto prodotto, ma se cercate questo tipo di livello di coprenza, io personalmente preferisco la formula dell'Olaur Concealer di Yves Saint Laurent. Questo correttore, ve lo faccio vedere di fianco, anche se il colore è diverso, per farvi capire, è quel tipo di correttore a coprenza media, esattamente come la Rare Beauty, ma è più morbido, hai più tempo per lavorare il prodotto ed è, sulla mano magari si vede, è molto più levigante, rimanendo però
sottile e morbido. È un correttore, secondo me, bellissimo ed è come una formula migliorativa del Rare Beauty, anche se non sono veramente comparabili, però era per farvi capire cosa intendo. Io lo utilizzo nel colore LN1 e sapete che mi piace, secondo me, ecco, su quel vibe lì preferisco quello di Saint Laurent. Poi, l'altro prodotto, allora, dice che quante volte il correttore segna... No, aspettate, quante volte il correttore testuale salva segnando le ore di matita? Ah, ok, no, ok, scusate, adesso ho capito. Spiega che l'autocorrect pialla le occhiaie, sgonfia le borse e illumina la zona del contorno occhi con un effetto visibile nell'immediato grazie a caffeina e luteina e all'applicazione del colore avorio del prodotto. Quindi torniamo su Sunday Riley, anch'esso era contenuto nella box che ho comprato. Dunque, questo correttore di Sunday Riley, questo siero contorno occhi di Sunday Riley, a mio avviso non esprime al massimo l'expertise del marchio Sunday Riley. Ora vi dico perché. Dunque, e qua con gli inci divento matta, sono tutti scritti un po' piccoli. Datemi autocorrect, please. Eccolo qua. Allora, questo è un prodotto che ha una base acqua peg che gli dà questa texture insieme al silicone, gli dà questo aspetto molto levigante, tipico quasi più di un primer trucco che di un trattamento perioculare. Non sono assolutamente... non sto contestando la cosa, la racconto semplicemente. E alla fine però, tolti tutti i polimeri leviganti che hanno messo, di parte veramente attiva abbiamo il burro di cacao, l'acido glicolico, che io personalmente non amo nel perioculare, l'amica, che gli dà questa luce riflettenza, non per quota attiva, ma appunto per pigmento. Poi abbiamo la caffeina, appunto. Abbiamo qualche estratto, il karité. L'estratto di acmella, che a me personalmente piace, il sodio PCA. E questo è. Quindi alla fine, più che un trattamento, io questo tendo a consigliarlo se cercate un primer trucco con quota attiva. Non so se mi sono spiegata. Però, ora, non per battere il chiodo sempre sulla care, però io trovo veramente che la care rappresenti la perfezione per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, ma in questo caso, per dupparvi questo tipo di azione con formule secondo me un pochettino più strutturate, vi propongo due prodotti ensemble, ma ora vi spiego. Luminize di Love Care, questo prodotto che costa anche qua tipo un terzo di questo, obiettivamente formulisticamente siamo proprio da un'altra parte. Ok, qui abbiamo l'Iseril, che è un peptide brevettato per quanto riguarda le occhiaie visibili, anche le occhiaie di vecchia data e le rughe del perioculare. Bakuchiol, che ha un'azione retinol-like, microesfoliante delicata, che illumina, distende la microlinea, eccetera. Abbiamo una forma stabile di vitamina C che illumina, un'azione antiossidante e anche sull'occhiaia. Abbiamo il Peptize Complex, che è un complesso di più peptidi che lavorano su strutturale dell'arcata sopraccigliare, apertura, rughe, borse. Ha la luminescina, che è un estratto estremamente illuminante, luce riflettente, ma che aiuta anche a prevenire i danni da fotoinvecchiamento, e ha un premium dopo che credo che sia il miglior siero contornocchi in assoluto sul mercato nel mondo. Ha un premium dopo irragionevole e paragonata alla formula capite cosa sto dicendo, cioè mi piacciono formule complesse, strutturate, con attivi brevettati, eccetera, eccetera. Ma questa non ha l'azione comunque semi, leggermente cromocorrettiva che può avere questo. Non ha veramente pigmento, ha più un'azione illuminante data dalla micromica. Ma se voi andate sopra il Luminize con il Face D, il Fast Anti-Dark Circle Eye Cream di Face D, questo prodotto ha un'azione leggermente pigmentata. Quindi, visto che ci sembra un correttore, ma in realtà non ha il pigmento di un correttore, però una volta che lo stendiamo ha un'azione leggermente camuffante del colore dell'occhiaia. Quindi se aggiungi a un siero così strutturato per quanto riguarda rughe, borse, occhiaie e cedimenti strutturali, ha un'azione idratante e micropigmentata, ottieni per me un livello nettamente superiore a questo. Non so se mi sono spiegata. Poi
E allora, l'altro prodotto citato è il Dermalogica Micellar Probiotic Pre-Cleanse. Ora, questo viene detto che è perfetto perché si può utilizzare anche come unico detergente, dopo aver struccato la pelle con un burro, rimuove la parte più oleosa con questo delicato detergente micellare che illumina sia il trucco, sia le impurità, sia i filamenti sebacei e la stratificazione di inquinamento metropolitano. Ora, questo prodotto io lo trovo quasi più una fase 1 che una fase 2, perché è come una lotion leggera che però ha un passaggio di fase a contatto con l'acqua, ok? È molto delicato, molto morbido, molto piacevole, zero disseccante. L'unico punto che personalmente non sposo in questo prodotto è che contiene... fatemi controllare. No, perché non voglio dire una cosa e poi mi sbaglio. Sì, contiene diversi oli essenziali. E sapete come la penso sugli oli essenziali. Io non sposo l'utilizzo degli oli essenziali in cosmetica, e in più è un prodotto comunque che contiene anche i derivati profumati degli oli essenziali come linalool, limonene e via così. Detto questo, ha una base molto morbida data dal capril trigliceride, dalla glicerina, olio di albicocca, avena, io adoro l'avena, vari oli essenziali che non sposo, abbiamo l'estratto di cetriolo, abbiamo... È veramente un bel prodotto, se non fosse appunto che personalmente io non amo utilizzare gli oli essenziali. Mi piace la texture, mi piace l'experience d'utilizzo, quindi ecco, non voglio darvi un'alternativa, anche perché è un prodotto un po' unico nel suo genere, proprio perché è stato studiato per rimuovere appunto filamenti sebacei, inquinamento, make-up, è un prodotto unico. Quanto vorrei che non avesse gli oli essenziali, come ad esempio la Barrier Cream nuova di cui vi ho parlato, che è anche nei miei top 2023. Però è comunque un ottimo prodotto, e se voi utilizzate gli oli essenziali, allora questo è un prodotto eccezionale, a mio avviso. Poi abbiamo... Allora, qui è un po' discusso, ok? Perché? La foto indica questo, quindi il Pillow Talk Matte arancione, ma loro parlano del colore Pillow Talk, e questo qua invece è il Peach Pop Pillow Talk. Questo è il Pillow Talk, ma la foto è diversa. Tuttavia, se clicco il link, mi apre questo, che invece è il Pillow Talk Blush / Illuminante. Ora, loro dicono che qui è fantastico perché è un 3-in-1 che risparmia molti preziosi minuti al mattino, che può intensificare anche le ombre del viso, si può utilizzare tranquillamente anche sulle labbra, eccetera. Ora, che sia A o B o C, è un ottimo prodotto. Personalmente mi piace molto la formula dei matte, tuttavia continuo a trovare più comodi i blush in crema in pot. Non amo molto questo tipo di packaging, ma trovo la formula eccezionale. Per quanto riguarda invece il Pillow Talk luminoso, su di me non va bene, perché è troppo scuro per essere un illuminante, troppo chiaro per essere un blush. Io lo uso questo qua più che altro d'estate, perché sennò d'inverno mi fa proprio la riga scura. Per me non va bene. Trovo ottimi i Matte Beauty Blush Wand di Pillow di Charlotte Tilbury, ottimi, bellissimi tutti i colori. L'unica cosa, sì, ecco, non amo tantissimo il packaging, però riconosco che sono veramente un prodotto eccezionale. Poi abbiamo un profumo, il primo. Dunque, una fragranza che dice questa persona che le ha fatto cambiare idea sui profumi alla vaniglia, perché non è una dolcezza stucchevole tipo Bon Bon, e dice che le piace perché ricorda il caldo e secco accorto di Baccarat Rouge. Su questo non sono troppo d'accordo. No, lo dice, però è un profumo molto diverso dal primo. È un gourmand con fondo floreale leggermente lattiginoso. Ora, stiamo parlando del Mod Vanilla di Ariana Grande. Ora, questo profumo per me è una vaniglia piuttosto tradizionale, non gourmand. Quindi la vaniglia quando non vuoi una vaniglia che sia caramellata, semplicemente. Su di me non ha una persistenza estrema, ma la piacevolezza del fatto di essere molto fresco e arioso. È la vaniglia per quando non vuoi la vaniglia invernale. Non so se mi sono spiegata. Questa è una vaniglia che puoi mettere anche a luglio. È una vaniglia luminosa, è una vaniglia ariosa, e mi piace assolutamente, ma se parliamo di vaniglia, ragazzuoli, ragazzuole, lui è il Burberry Goddess. Ora, prezzo completamente diverso, però diciamo che se non badate troppo al prezzo e volete, cioè non è come una nicchia, però non costa neanche come Ariana Grande.
se volete un profumo che sia la vera, pura, totale interpretazione della vaniglia, che ha stratificato varie forme di vaniglia, dandogli però una nota anche quasi pulita, non caramellata, quindi parliamo di una vaniglia non troppo gourmand, ma una vaniglia sfaccettata, con questa dolcezza incredibile lasciata una nota di pulito, personalmente io preferisco lui a lui. Però ecco, per il se volete stare più sotto con il budget, è comunque un'interpretazione della vaniglia molto fresca, molto giovane, secondo me, anche proprio per persone giovani. Questo per me è più sfaccettato, più complesso, rimanendo non caramellato. Poi, addirittura adesso andiamo qua, no, boh. Poi è stato votato un eyeliner che è stato definito una rivelazione, perché è tra i più facili che abbia mai provato questa persona, che il colore è pieno, intenso e dura a lungo, e stiamo parlando del Rare Beauty Perfect Stroke. Ora, questo eyeliner secondo me è un ottimo eyeliner. Io questo l'ho comprato per un video che poi alla fine non ho mai fatto, su dove provo i prodotti preferiti dei beauty guru internazionali, perché questo è un prodotto molto molto amato. È in setola, però come vedete ha una punta più grande del classico, o meglio molto larga la base, molto sottile in punta, e questo cosa permette? Se usi solo la punta vengono tratti sottilissimi, se spingi col corpo puoi fare tratti più grossi. Obiettivamente sono d'accordo sul fatto che è semplicissimo da usare. Sta a voi dosare la pressione, ma non è di quelli che appena ti muovi, boom, cioè riesci veramente a... è molto facile da utilizzare. Io non sono una super utilizzatrice dell'eyeliner, sapete che io sono più una matita girl, tuttavia questo è un ottimo eyeliner, lo riconosco, e quindi mi sento assolutamente di consigliarvelo, soprattutto se avete solitamente difficoltà a utilizzare l'eyeliner, quindi sono assolutamente d'accordo con loro. Poi abbiamo un altro profumo, e questo non vedevo l'ora di recensirvelo anch'io perché l'ho preso da un po'. Questo qua è di Etat Libre d'Orange ed è Sous les Ponts Mirabeau. Ed è un profumo, lui dice che quando tu tra tanti profumi che hai ti dirigi sempre verso lo stesso, vuol dire che è un profumo, è il tuo preferito. Questo profumo è il suo preferito del 2023 perché ha note marine, ozoniche, aromatiche e legnose, e il risultato è un profumo fresco che sa di pulito ma frizzante, con personalità. Non avrei potuto descriverlo meglio. Questo profumo è, mamma mia, è sa di pulito ma al contempo è legnoso, è sensuale, è cupo, è profondamente unisex, è la nuova, secondo me è la nuova evoluzione del profumo che sa di pulito, perché ci senti delle note marine all'interno, ma è anche legnoso ed è anche interessante. È invece del profumo che sa di bagnoschiuma, questo profumo è complesso, rimanendo nella schiera dei profumi che sanno di pulito. Secondo me va bene veramente per tutti, ed è un profumo che mi dà un'estrema soddisfazione e ve lo consiglio moltissimo. Poi, ultimo prodotto, abbiamo, e questo è da ridere, abbiamo la Guerlain Abeille Royale Rich Day Cream. Lei dice che ama il prodotto, che ama, e perché lo ama? Perché è un prodotto estremamente sensoriale, dalla texture ricca e col profumo di miele, e che rende la skincare una coccola. Ora, sapete che io personalmente, quelli per me non sono selling point di un prodotto, a me non interessa l'experience, cioè non voglio una texture orribile, ma non mi interessa e non voglio profumi nei cosmetici, e più che la sensorialità e l'experience io voglio la ricerca cosmetica e la performance. Sono nella sfera opposta del gusto personale dell'utilizzo della skincare. Io credevo di averla una taglia deluxe, ma mi sono accorta che era invece la day cream, non rich. Ma poi ho detto no, ce l'ho, e invece mi sono accorta che era l'Oil and Boom, che è una versione super super rich, perché è un olio in balsamo di Guerlain. Ora, non ho la texture precisa, quindi ho questo che è proprio un balm sodo compatto, texture 10 lode, cioè 10 lode, è una vera e propria coccola. Ok? E immagino che la Rich sia simile. E la cosa bella è che anche questi balm di Guerlain, di Abeille Royale, non sono pesanti, non sono unti, si assorbono comunque, ma hanno quel richness di base tipico appunto di un prodotto che potrebbe essere più pesante. Per quanto riguarda invece la Day,
La Day è più, rimane un prodotto voluttuoso. Guerlain è proprio, è quel prodotto luxury nell'utilizzo, ok? Però ovviamente si assorbe molto più velocemente, con un'azione più setificante in superficie. Questa è fondamentalmente la differenza. Ma i principi attivi rimangono quelli. Dove, che cosa abbiamo? Adesso li comparo comunque, dobbiamo. Dove la base preponderante rimane appunto il miele come attivo classico. Ora, qui abbiamo un PEG 100, io non ho problemi a usare i PEG, lo sapete, ma non amo i PEG troppo alti perché gli danno quello skin feel che io tendo a non amare moltissimo. Trovo che i PEG riescano a modificare grandemente la texture di un prodotto. Poi, per quanto riguarda la formula classica, abbiamo vitamina C, karité, avena, centella, sodio ialuronato, due forme di acido ialuronico, liquirizia, vitamina E e palmitol esapeptide 12. Questa è la formula. Per quanto riguarda l'Uilin Boom, abbiamo acido ialuronico, centella, un'altra forma di acido ialuronico, vitamina E. Come vedete la formula è molto simile, derivata da liquirizia. Qui abbiamo anche pappa reale, che qui non c'è. Però insomma diciamo che il vibe del prodotto è quello lì. Per quanto riguarda, anche la crema al PEG 100 è tra l'altro molto alta in inci ed è quello che gli dà poi quella setosità e quell'asciugatura. Allora, sono prodotti ovviamente siliconici, sono prodotti profumati, quindi dipende il tipo di prodotto che cercate. È un brutto prodotto? No. Guerlain lavora moltissimo adesso, tra l'altro, per quanto riguarda la base naturale degli ingredienti chiave della formula che utilizza, del fatto che adesso utilizza di vetri che sono almeno 10% riciclati, insomma noto la direzione che sta prendendo. Tuttavia io amo formule un pelino più complesse, ok? È il discorso che vi ho fatto prima. Ad esempio, se parliamo di miele, ma un prodotto che a me piace moltissimo, di profumo di miele intendo, ma dove le ceramide ad esempio fanno da padrone, il Pharmacy Honey Aloe. Io preferisco questo prodotto a questo prodotto e risparmi anche molto denaro. Ora, adesso vi cerco un attimo l'inci del Pharmacy perché non ho più la confezione e so che giustamente me lo chiederete. Aspettate un secondo, Pharmacy Honey Aloe. L'Honey Aloe sono anni che ve lo consiglio, anche se adesso, se devo essere sincera, da che è uscito il Myro Balm di Labcare, poi vado sul Myro Balm. Però questo prodotto per me è eccezionale, l'ho comprato 300 volte. Per quanto riguarda gli ingredienti, noi abbiamo una base acqua glicerina karité, che gli dà questa texture balm fouetté che io amo moltissimo. Anche qui abbiamo il miele, cosa che mi piace, e abbiamo la pappa reale, in più abbiamo la propoli e abbiamo fitosteroli, ceramidi, come si chiama? Bisabololo, abbiamo vitamina E, abbiamo il olivello spinoso, abbiamo quindi abbiamo una grande similitudine nei principi attivi, ma personalmente, allora io da questo toglierei il profumo, per quando mi riguarda vogliamo i profumi sono solo sensibilizzanti, servono solo ed esclusivamente per l'experience d'utilizzo, un tipo di experience che io non ricerco, ma gusto personale. Tuttavia, per il tipo di formula, per me il prezzo è un po' troppo alto, ok? Il packaging, che ve lo dico a fa, 10 lode, cioè tu lo metti in bagno ed è un gioiello, veramente un gioiello. Però ecco, anni fa, lo sapete, ero una super grande utilizzatrice della profumeria di lusso per quanto riguarda la skincare. Poi negli anni, aumentando anche la mia formazione tecnica, continuando a studiare, diventando un consulente allo sviluppo prodotto, lavorando con i laboratori, ho iniziato insomma a capire di più questo tipo di mondo, cosa c'è dietro, quindi cerco cose diverse oggi. Infatti i miei marchi di skincare preferiti in assoluto li conoscete tutti ormai, sono robe molto tecnologiche, molto di ricerca, molti brevetti, perché nel tempo io ho capito che sono il tipo di prodotto che mi dà più risultato sulla mia pelle. Però non sto dicendo che siano un cattivo prodotto, e se amate invece anche l'estetica, la sensorialità, l'experience, questo effetto quasi fusionale della texture sulla pelle, vanno più, assolutamente più che bene. Sono top seller nel mondo in profumeria, quindi voglio dire, non è che sono cattivi prodotti, però spero di essermi spiegata in quello che intendo. Bene,
Spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, pollice in su e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che giù in info box trovate anche il link a questo gioiellino di Bachel. Parlando di formule, queste sono le formule che cerco. Queste sono le formule che cerco. Queste sono le formule che cerco. Amo questo tipo di cose qua. Trovo che abbiano un prima e un dopo e un tipo di risultato più visibile. E questo nuovo prodotto di Bachel, la Hydra Barrier Cheek Essence Toner, la nuova formula è eccezionale. Quindi complimenti a Bachel davvero. E grazie di mille per aver lavorato con me a questo video. Io vi mando un bacione gigante, vi voglio bene e a prestissimo. Thank you.